Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la nostra serie del Venezia, signori miei, con la carriera allenatore. Allora, signori miei, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e darete a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui miei social, mi trovate come Maullo941, comunque link in descrizione. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate anche lì il link per poterle farle tramite PayPal. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Allora, signori miei, siamo alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Lazio. Prima cosa da fare, facciamo allenamenti. C'è Castagna che si lamenta, che vuole giocare. Plizzeri diventa un 78, grande Plizzeri. Io sinceramente non so più chi sto tanto allenando qui a Venezia, perché tanto è l'ultima stagione, raga. Siamo in chiusura, sono più concentrato sui nostri gamberetti e far crescere quell'altra squadra che su questo Venezia, perché oramai siamo a chiudere questa stagione, signori miei. Mister vuole giocare Castagna, è contentissimo, però si deve lamentare, deve romperci le pelotas, per forza. Ok, andiamo alla partita con la Lazio, raga. Allora, la partita è fondamentale, raga, quindi io devo per forza schierare i titolarissimi. Ci portiamo comunque Castagna in panchina, Dell'Orco, Isaac, Wood, va bene, così eventualmente Castagna la facciamo entrare nel secondo tempo. Va bene, dai, confermiamolo, andiamo in campo, raga. Ok, ci siamo raga, partita di Coppa Italia, Lazio-Venezia, siamo di nuovo all'Olimpico. L'ultima volta che siamo stati qua abbiamo battuto la Roma con un bel 3-0, se non ricordo male, no, forse no, però con un bel risultato bello tosto. Vediamo se riusciamo a replicare. Neymar, il nostro simulatore, entra in aria dal lato corto, la mette, centro, vede dal limite, Pellegrini che prova, già si rallunga troppo, allora la Lazio riparte con Diaye. Diaye nel cerchio di centrocampo per Perez, bella l'apertura per Cavecci, sulla sinistra, Neymar va a chiudere, bello l'intervento, il cross, la palla troppo lunga che si perde oltre la bandierina, rimessa al fondo per il Venezia. Plizzari gioca corto per Piera la gira per Collina Collins, vede Pellegrini che con un movimento ci rimette al centro per Orsolini, vede Neymar che si fa anticipare, mannaggia, però il Venezia recupera palla molto bene, questo movimento di Orsolini che vede ancora Neymar, bello, poi così sulla fascia sinistra Neymar per Messi che vede il movimento di Neymar ancora, no, è fuori gioco, mannaggia, dovevo passarla a Mbappé, no, a Neymar. Dai così raga, dobbiamo vincerla questa partita, raga, perché ricordiamo l'obiettivo è il triplete e la Coppa Italia fa parte degli obiettivi praticamente. Pallone al centrocampo recuperato dal Venezia, Messi cerca di passarla a Mbappé ma non riesce, a rimparlo fortunato per la Lazio, ma recupero palla al centrocampo del Venezia, pallina, palla per Collins che l'apre per Pellegrini, sempre sull'asse di sinistra, Messi vede Lollo Caffè si confonde Lollo Caffè, perde palla, la Lazio riparte proprio su quella corsia, ma Lollo cerca di colpire l'allenatore della Lazio buttando fuori la palla, infatti se ne va arrabbiato l'allenatore della Lazio. Lazio che riparte con la rimessa laterale sull'out di destra, della sua destra, ancora sta aggiustando su quella fascia la Lazio, palla Lazzari in profondità, la palla arriva a lui, cerca la bandierina, no, si ferma prima, la cross, la palla rimane al centro, attenzione, grande l'intervento, Plizzari salva tutto e poi la mette a terra in maniera un po' troppo veloce. Però il Venezia riesce a ripartire. Attenzione, Venezia, Orsolini. Mento d'oro Orsolini. Per Neymar che vede Pellegrini sullo scatto. Pellegrini se ne va sulla fascia. Lazzari cerca di recuperarlo. Ci riesce, ma Pellegrini mantiene la palla. La gira all'indietro. Neymar. Palla che arriva a Messi sul cerchio di centrocampo. Messi. Müller se la trova davanti alla faccia e riesce a pararla. Se fosse stata più angolata, se non sarebbe riuscito a prenderla. Calcio d'angolo per il Venezia, alla battuta Messi. Neymar si avvicina, vuole il passaggio corto, la prende Neymar che vede, movimento buono di Lollo Caffè che tira subito, mannaggia, che tiro era, Lollo, ma che tiro era? Ah, la Lazio sta ripartendo, cerca di centrocampo, la Lazio che incontro piede, bello l'intervento di Piera, e il Venezia riparte sull'otto di destra con Riquelme, Messi che vede Mbappé entra in aria, Mbappé si ferma, si gira su se stesso, ci pensa subito al tiro, Müller la para ancora, questa volta parata di bravura di Müller, calcio d'angolo ancora per il Venezia, Messi. Attende Neymar ancora per il passaggio corto. Neymar la tocca lì, la tiene lì. Neymar. Vede ancora Lollo che questa volta non tira. Esce dall'area di rigore. Si perde l'occasione per il Venezia. Neymar parla ancora per lui. Pallone al centro. Attenzione, buono. Riquelme per Messi.
Niente da fare, niente da fare. Müller le sta parando tutte, signori miei. Altra bella azione, ancora Messi. La sbaglia. Calcio d'angolo, ancora Messi che cerca. Ancora Neymar sullo stretto. Neymar che vede ancora Lollo. Lollo la stoppa. Lollo la stoppa. Vede il passaggio buono. Non è fuori gioco, mannaggia. Per Orsolini, il nostro strumento d'acciaio di pochi centimetri di fuori gioco, secondo me. L'avevo visto che era leggermente oltre la linea, infatti. Eh sì, no, 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 no. Più tu con tutto il corpo oltre la linea. Va bene, rimessa per la Lazio. Punizione per la Lazio, hanno rimesso la Lazio che la palla arriva al centrocampo, staccano di testa in due, Lollo stacca ancora di testa, la palla arriva a Messi, che la mette a terra, Messi vede Orsolini, Orsolini per Mbappé, vede il movimento in profondità di Messi, che arriva al limite dell'area, si gira, si crea lo spazio, Messi di destro, di sinistro, scusatemi, Lionel, Messi la sblocca lui, vuole il triplete con il Venezia, anche lui, grande gol, bravissimo Mbappé, sterzata improvvisa di Messi che si libera il sinistro a chiudere sull'angolo del portiere, sul palo del portiere, signori miei. Non ha cambiato angolo, l'ha tirata stretta lì, ma è stato troppo veloce il tiro rispetto ai riflessi di Müller. Venezia 1, Lazio 0, Lionel Messi, primo gol in Coppa Italia per lui. Gara in discesa per il Venezia, gara in salita per la Lazio. Ricordiamo che non mi ricordo se sono partite, se siamo ancora in una fase di partite partite secche, scusatemi, mi sono un attimo bloccato nelle parole. Partite secche o sono andate e ritorno? Attenzione, Lollo Caffè cerca Riquelme, ma il passaggio non riesce. Parla al centrocampo ancora per la Lazio, che deve cercare di reagire con Diae sulla sua fascia di sinistra. Diae si accende, cerca un compagno libero. Grande movimento di Diae che cerca la profondità. Buono il passaggio, attenzione al centro, attenzione. Grande azione del Venezia, grande azione della Lazio, scusatemi, che è andata vicinissimo a un possibile pareggio, a un possibile pareggio, però Venezia è riuscita a uscirne. Attenzione, ancora Orsolini, vede Neymar sulla fascia di sinistra, Neymar anticipato però, sbaglia lo stop, la Lazio può ripartire, ma c'è la riconquista del pallone del Venezia, la palla al centrocampo per Orsolini, Orsolini per Lollo si ferma, Lollo si ferma, vede ancora Orsolini, Orsolini vede lo scatto di Messi, Messi si ferma, Messi vede ancora Orsolini, Müller, para, chiude in faccia la porta del 2-0 al Venezia, bellissima l'azione Orsolini Messi. Forse è rimasto un po' troppo indietro, un po' troppo indietro il passaggio di Messi per Orsolini. Comunque ancora Messi sull'auto di sinistra. Vede Neymar, Lollo Caffè. Questa volta ci prova subito. Mannaggia, ancora seconda volta che prova a tirare subito Lollo Caffè. Seconda volta che sbaglia completamente il tiro. Siamo al 40° del primo tempo. La Lazio riparte sulla sua corsia di sinistra. Grande lo stacco di Birindelli. L'arbitro chiama fallo. No, no, non ha chiamato fallo. Attenzione, non è stato fallo, avremmo giudicato tutti quanti fallo, ma l'arbitro no. Allora il Venezia può ripartire. Neymar, Mbappé, Neymar, ancora sull'asse Neymar, Mbappé. Che rotola a terra. Mbappé ha rotolato a terra e il giocatore del Lazio gli ha tirato il pallone addosso. Messi ancora Mbappé. Mbappé con Mbappé non si scherza, però Mbappé al tiro. Müller. 3 minuti di recupero alla fine del primo tempo, signori miei. Siamo già, il primo già se n'è andato, la palla è recuperata dalla Venezia sul rinvio della Lazio, ancora Orsolini la mette a terra a centrocampo che vede Mbappé, vede il movimento ad aprire per Riquelme, grande l'apertura, attenzione al limite, Riquelme, la crossa semplice, la palla però respinta dal difensore della Lazio, siamo al limite, Pellegrini ci prova dal limite dell'aria, pallone completamente fuori quando erano ampiamente scaduti 3 minuti di recupero, infatti finisce qui il primo tempo, Lazio 0, Venezia 1. Fine dei primi 45 minuti di tempo. Non vediamo le statistiche perché sennò ci facciamo impressionare e ritorniamo in campo velocemente. Va bene così. Allora, Venezia ora che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, la Lazio dalla destra verso sinistra. Nessuna sostituzione fino a questo momento della partita. Ora Mbappé si scatena sull'alto di destra. Sull'alto di destra si ferma però Mbappé perché è da solo. Mbappé la gira al centro, attenzione, Orsolini il tiro al volo, la palla è respinta, la ritorna a lui, ma niente da fare. Rinvio del giocatore della Lazio che però Collins la mette a terra sul cerchio di centrocampo, il Venezia cerca di ripartire, vuole chiudere la partita, il Venezia, Mbappé cerca il numero, Mbappé cerca il numero, ma in un rimpallo la Lazio riconquista palla e riparte velocemente, ma il passaggio in profondità per Ndiaye è sbagliato, per Birindelli anticipa tutti,
Palla per Prizzari e il Venezia può ripartire a palla a terra con molta calma. Palla a centrocampo per Lollo. Lollo che vede Messi. Messi nel cerchio di centrocampo. Supera il cerchio di centrocampo per Messi. La apre per Orsolini che però è troppo avanti. Palla che torna a Messi. Messi, Mbappé in fuorigioco. Mbappé in fuorigioco. Messi. Nessuno lo va a chiudere. Messi! Ci prova di destro. Ma Müller con tranquillità riesce a stoppare questo pallone. Troppo spazio per Leon Messi in questa azione. Decisamente sì. Ora la Lazio cerca di ripartire nel cerchio di centrocampo. A centrocampo la Lazio con della serie di passaggi cerca di crearsi lo spazio. Attenzione, la Lazio sta arrivando al limite del rigore del Venezia. Attenzione a questo Perez. Palla in profondità. Non è fuori, è fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Avevo avuto l'impressione che fosse fuori gioco. Il guardalinee non ha alzato subito la bandierina. E quindi siamo rimasti un attimo dubbiosi. Sostituzione per la Lazio. Esce il numero 27 e entra il numero 33. Ora vi sapremo dire chi ha sostituito. È entrato Ottavio e è uscito Ziyech. Non so chi siano nessuno di tutti e due, però va bene. Attenzione, Lollo Caffè. Vede Riquelme che vede Mbappé, che vede il movimento di Messi ancora. Messi. Chiuso in maniera pesante. Messi, allora guarda dietro Lollo. Lollo per Riquelme. Riquelme per Mbappé. Mbappé di tacco per Messi, che due volte riesce a ottenere la palla. Dannaggia, ritarda il tiro. Messi non riesce a trovare l'occasione per segnare. Riquelme va subito a cercare di chiudere la ripartenza della Lazio, ma non ci riesce. La Lazio sta aggiustando nel cerchio di centrocampo. Attenzione, palla ancora a terra. La Lazio sta ripartendo, attenzione, girato sul lato di sinistra ancora per Diae. Grande l'intervento di Riquelme, ma non basta. Ci pensa Orsolini, però entra a mettersi nella linea di passaggio. Il Venezia riesce a ripartire. Venezia riesce a ripartire, attenzione sul lato di sinistra. Palla per Messi. Messi la gira per Riquelme che si fa anticipare da Diae. Niente da fare. Allora la Lazio cerca di ripartire, scivolata in anticipo di Orsolini, ma non serve a nulla. Palla ancora a centrocampo. La Lazio cerca di mettere ordine per cercare di imbastire una buona azione. Attenzione, niente da fare. Un passaggio in profondità completamente sbagliato dalla parte della Lazio. Il Venezia riparte con Riquelme per Mbappé. Mbappé per Messi per Mbappé. Mbappé per Riquelme. Guarda in profondità, ma è troppo lunga per Mbappé. Siamo al 68esimo. Attenzione, Neymar cerca l'anticipo nella ripartenza della Lazio, ma non riesce. Allora, attenzione ancora la Lazio sul lato di destra. Orsolini sbaglia l'intervento e la Lazio può scendere velocemente sul lato di destra. Cerca il fondo, ma trova solamente una rimessa laterale. Buono l'intervento difensivo del Venezia. Sostituzione ancora per la Lazio. Fuori il numero 9, dentro il numero 9, scusate, fuori il numero 41. Anche il Venezia, però, deve fare dei cambi. Dobbiamo fare dei cambi, raga. Allora, facciamo uscire Neymar, facciamo entrare Castagna, così sta tranquillo. Facciamo uscire anche al centrocampo che abbiamo, facciamo uscire Lollo e facciamo entrare il nostro Abe. Dove sta Abe, eccolo qua. Dai, volevo far uscire Messi, ma Messi mi sembra troppo in partita per fare queste sostituzioni. Ok, fuori Lollo per il nostro Abe, fuori Neymar, il nostro simulatore, per Castagna che si era lamentato, quindi devo farlo giocare per forza, se no si lamentava ancora di più. Se si lamenta ancora di più, poi sono cavoli. Vabbè che è l'ultima stagione, quindi non, attenzione ancora. Il Venezia riesce a levare queste castagne pesanti dal fuoco. Birindelli sul lato di destra del Venezia cerca la ripartenza. Vede Riquelme col movimento si accentra. Riquelme per Mbappé. Mbappé palla a terra. Mbappé. Vede l'ottimo movimento di Messi. Che 1-2 Messi cerca. Castagna, sembrava un passaggio per Mbappé, invece proprio per Castagna. Ancora Messi, no, chi era? Riquelme, serie di confusione, batti e ribatti, stranissimi passaggi del Venezia che non cerca la soluzione semplice, ma cerca questi passaggi in profondità. Attenzione, palla per Mbappé, gli lasciano il sinistro libero. Però niente, intercettato il tiro di Mbappé, che però è arrivato a tirare. Se il tiro fosse stato ben angolato, non ci sarebbe stata nessuna possibilità per Müller. Però il Venezia riparte con Riquelme. Serie di ripartenze veloci in questa partita. Riquelme si fa anticipare da Ndiaye e poi cerca di buttarla a terra, ma non ci riesce. Allora Birindelli è costretto lui alla chiusura. La Lazio riparte, cerca di ripartire proprio con Ndiaye in chiusura. Grandissima la chiusura, ma la palla è già uscita. Siamo all'81esimo. Terza sostituzione per la Lazio. Terza sostituzione per la Lazio. Fuori Kiwak, dentro Baselli. Attenzione a Ndiaye, attenzione, mamma mia, Ndiaye buttato a terra pesantemente. Plizzari la ferma lui, tutto fermo. Plizzari palla a terra e il Venezia può ripartire con calma. Piera per Birindelli, mi sa che Birindelli si prenderà un cartellino giallo, se forse se è stato lui a fare l'intervento, non ne sono sicuro. Attenzione a Mbappé, Mbappé la vuole chiudere, Mbappé nel cerchio di centrocampo, perde il pallone però, mannaggia. E la Lazio può ripartire, stacco di testa, ma c'è fuori gioco netto, è cartellino giallo infatti. Cartellino giallo per Birindelli, abbiamo visto giusto all'86esimo per l'intervento di prima su Ndiaye. Palla
battuta da Piera. Piera vede Abeledo. Abeledo nel cerchio di centrocampo per Messi. Messi cerca Castagna, che tocca forse il suo primo pallone. Castagna per Mbappé. Mbappé per Messi. Messi, 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 Messi vede Mbappé. El Mapa. La chiude lui all'87esimo. Venezia 2, Lazio 0. Sembrava che Messi la volesse dare a Riquelme, invece l'ha data un tocco indietro a Mbappé che l'angolata in maniera perfetta di destro, signori miei. Tiro preso di interno, interno destro, la palla quasi a giro, niente da fare per Müller. E l'ha chiusa, e l'ha chiusa il Venezia con Kylian Mbappé, che trova il terzo gol in Coppa Italia. Terzo gol in Coppa Italia, quindi possiamo anche fare una sostituzione, raga. Facciamo uscire Messi, che è completamente distrutto, ha fatto un gol e un assist, e facciamo entrare il nostro pezzo di legno, Wood. Wood, Wood, Wood. Bella così, Messi si prende gli applausi di un olimpico che sta a guardare un'ottima prestazione di questo Venezia, di tutti i suoi 11 giocatori. Hanno giocato tutti bene, signori, tutti veramente bene. Oh, attenzione, ora l'errore, l'errore, l'errore. Brutto l'intervento in difesa, ancora. Non si passa, non si passa, signori miei. Wood, Wood, il nostro pezzo di legno, il nostro pezzo di legno, Wood. Wood, 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 vuole mettere anche lui una buona prestazione in campo. Vede Riquelme che scatta bene sul lato di destra. Riquelme si allunga troppo il pallone, vediamo se arriva a crossarla. No, ma sarà calcio d'angolo per il Venezia. 2 minuti di recupero già scaduti, quindi ci sarà proprio questo tempo di battere questo calcio d'angolo e la partita sarà finita. Orsolini per Riquelme, che riesce a girare su se stesso. Riquelme vede Piera che la mette. No, stava per tirare Piera, l'arbitro ha fischiato proprio nel momento in cui Piera stava per caricare il destro. Partita finita, signori miei. Stretta di mano tra Orsolini e Simone Inzaghi. Il Venezia vince 2-0 all'Olimpico. Ora non so se sono andate e ritorno, raga, o se già direttamente abbiamo passato il turno. Ricordiamo i gol di Messi e di Mbappé. Messi migliore in campo con 9,5. Bella così, raga. Facciamoci le interviste post gara. E il sogno triplete, signori miei, continua. Il sogno triplete continua. Non ci fermiamo qui. Eccolo qua, il nostro bellissimo comodino. Ho parlato troppo. Eccolo qua, con il solito Grazie mister, è maglioncino. un Ormai è piacere avere il nostro scaramantico. È scaramantico il ritorno. nostro comodino. Possiamo ancora migliorare. Dai, dai, dai. Puntare sempre in alto. Castagna sta dando seguito. Merito tutti i complimenti. Bravo Castagna. Così proprio gli rendiamo la vita bella tranquilla. Sarebbe la fine del torneo. Avremmo dovuto vincere con più gol. Ora bisogna pensare alla prossima partita. Infatti, Ringraziamo il mister per le sue dichiarazioni. grazie a voi per le interviste. Grazie a voi. Nostro comodino si porta a casa un bel risultato. La prossima partita è contro il Sassuolo. Isaac si sta lamentando. Oh, si lamentano tutti, però. Mamma mia. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questa partita. Vi ringrazio. Questa partita, sì, giusto. Questa partita, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.